avermi invitato. Grazie per avermi fatto sentire tanti interventi così appassionati, così densi di contenuto e anche così puntuali sulla situazione attuale. Ho sentito parlare di contesto, bisogna partire dal contesto e aggiungerei scoprire la causa, vedere la situazione, vedere i fatti, scoprire la causa dei disastri che stanno avvenendo. Due argomenti fondamentalmente sono stati trattati, quello della guerra, non c'è persona che non sia sullo stesso piano su questo argomento, e quello della creazione di un nuovo soggetto politico che faccia giustizia delle molte ingiustizie della sinistra, del centro-sinistra che ha rovinato l'Italia, e dirò anche perché. Sulla guerra, io credo che vada fatto sempre un discorso risalente nella logica. In sostanza, l'uomo nasce guerriero, tant'è vero che la parola pace si viene da pactum, cioè viene prima la guerra e poi la pace. E comunque nell'animo umano è rimasto, dicono i biologi, il cervello del rettile come primo cervello, quello che assale, quello che preda, il predatore. Però poi abbiamo il cervello del mammifero che dà i sentimenti, l'amore, eccetera, e la razionalità ultima. Nella storia c'è stato sempre un cambiamento. Pensato che era importante invece vivere in comunità su un certo territorio. Chi parla di 100.000 anni fa, chi di 40.000 anni fa, io mi riferisco per semplicità alla fondazione di Roma, dove siamo, 2.700 anni fa all'incirca, noi abbiamo assistito alla formazione di una comunità. Ritengo che è sul punto della comunità che bisogna centrare attenzione. Comunità significa avere un territorio, stare, per dormire. La parola territorio, secondo alcuni, viene due parole latine, terre, torus, letto di terra, che mi piace questa etimologia, a differenza di altri che fanno derivare la parola territorio da terreo, fa paura, no, non mi piace troppo. Un territorio, un popolo, cioè persone che vivevano singolarmente, non so, a Roma c'erano le tribù, le Pixes, le Ramones, le Interes che vagavano sui colli, e a un certo punto si uniscono e formano il populus. L'etimologia qui ci dice che populus viene da pioppo, nel senso che i pioppi sono piantati in un certo ordine, danno l'impressione di un esercito in armi. E poi c'è la sovranità, cioè dire l'ordinamento giuridico. E l'ordinamento giuridico prevede anche che chi viola l'ordinamento, il vivere civile, deve avere una sanzione, deve essere richiamato. Ora, sul piano geopolitico, sul piano internazionale, della comunità internazionale, noi siamo ancora molto lontani registrato per caso. dalla creazione di un ordinamento giuridico valido. Perché la comunità internazionale è una comunità di fatto, non è una comunità di diritto. E allora si cerca l'equilibrio tra le forze. C'è stata la guerra fredda con due blocchi, poi pare che i blocchi ne erano tre, adesso diventano due. Ma c'è chi parla giustamente, l'ho sentito da questo tavolo, del pluralismo di più persone. Difficile però mettere d'accordo più persone, eccetera. Secondo me però l'obiettivo sul piano internazionale deve essere quello di trovare un'assemblea generale dei popoli, perché come pure ho sentito dire qui, mi pare da Luigi, c'è una distinzione tra governo e popolo. I popoli sono buoni, i popoli sono le vittime, i popoli sono quelli che pagano la credine, la sopraffazione, l'istinto e noi lo stiamo vedendo adesso perché giustamente, come è stato osservato, la crisi del capitalismo porta i capitalisti a vedere perdere
come se lo stanno vedendo a causa della guerra, i magnati russi. Questo mi porta anche a sottolineare un aspetto. In realtà non è che i web blocchi di adesso, cioè qualcuno dice che l'uomo naturalmente ha bisogno del nemico e che quindi la dichiarazione di guerra non è una dichiarazione di guerra, è la individuazione del nemico su cui scaricare questo istinto negativo. Questa dichiarazione di guerra, questi due, però, secondo me, questo problema che sussiste va risolto positivamente proprio nella visione ottimistica che i popoli sostanzialmente non vogliono la guerra. Allora io penso, come buona parte di tanti Luigi De Magistris, a una unione federativa generale. Io ho pensato anche più timidamente all'idea di una conferenza internazionale nella quale siano aperti tutti, la partecipazione di tutti i popoli, perché la carta dell'ONU, che doveva servire a questo, è piena di bei principi, è una lettura amena, bellissima, non solo amena, ma che suscita sentimenti di grande assemblea, se va al Consiglio di sicurezza, c'è il diritto di veto di uno dei cinque vincitori e quindi siamo al punto di partenza. In realtà quello che bisogna tenere presente è, secondo me, l'idea che i popoli sono sostanzialmente le vittime di queste cose, e se è così, e se è vero che siamo arrivati a un punto in cui guerra significa anche distruzione del pianeta, perché nella lotta ci si mette tutto l'impegno possibile, la storia ci parla anche di tentativi di superare questa impasse in modo saggio, Orazio e Durazzi, la sfida di Barletta, che in realtà poi fu in una cantina di Barletta, che discutendosi fra gli spagnoli e gli italiani, si disse che erano meglio gli spagnoli e non gli italiani, che combattevano insieme, e allora poi c'è stato lì Ettore Fieramusca, Cavalieri, 13-13, fece vincere gli italiani, e quindi è la storia, la sfida di Barletta. Ma quella che è l'essenza è che quando c'è un contrasto ci vuole un arbitro che lo risolve. E se questo arbitro non si trova e si torna alla forza, allora abbiamo distrutto il diritto, abbiamo distrutto la civiltà, abbiamo creato una distruzione, un'entropia, direi in termini ecologici, della civiltà, della realtà. E quindi giustamente c'è chi ha osservato che l'articolo 11 entra nel sentimento quando dice l'Italia ripudia la guerra. Se io penso che armare l'Ucraina significa far uccidere delle persone, anche bambini, io veramente inorridisco, non è possibile. La pace va tornata. A questo punto il punto centrale diventa proprio quello: ma perché succede questo? Succede questo semplicemente, come diceva De Magistris, per interessi economici. Noi abbiamo gli interessi economici degli Stati Uniti, interessi economici della Cina, interessi economici della Russia. I militari hanno pensato, russi hanno pensato di invadere l'Ucraina per dimostrare che vogliono riprendersi il territorio. Ecco, questa è una differenza mentale proprio tra, che avvicina un po', io ho 86 anni e ho vissuto per intero la Seconda Guerra Mondiale. Scoppiata quando avevo 4 anni e finita quando avevo 9, io ho sentito fischiare le bombe, ho sentito il rumore delle bombe, che non è il boom, non si sente pam, un rumore assordante, è veramente denso di timore per chi lo vive. Ancora visioni molto, molto, molto chiare su questo punto. Ora, quando ci troviamo di fronte al fatto di inviare le armi alla Cina, all'Ucraina, o non inviarla, secondo me c'è un imperativo categorico. Noi non possiamo inviarla. Alla fine che succederà? Si metteranno d'accordo che il Donbass, la Crimea, resta più o meno in linea generale dal punto di vista geopolitico alla Russia,
e ci saranno 35.000 morti russi, 40.000 morti anche bambini, e anche attraverso stragi per il futuro. Quindi non è possibile. La parola guerra, giustamente come hai stato detto, deve essere annientata, annullata. Per lo meno questo è l'auspicio e la ragione ci pone davanti. Voglio venire al concreto. Al concreto è venuto sicuramente Luigi De Magistris, quando ci ha detto che, l'avevo affermato poco fa, quando ci ha detto che ciò che muove, e non lo dice solo lui, lo dice Mommsen, lo dicono gli storici, è l'interesse economico. È l'interesse economico. Stavo dicendo proprio questo. Ho visto quando ero bambino che i tedeschi usavano un po' il metodo russo, cioè costringere lavori forzati con i fucili dietro le spalle, mentre invece gli americani usavano un metodo molto più soft, ma ugualmente dannoso. Pagavano con le ammonire, io lo ho più in mano le ammonire, cioè dire che danaro cui loro, i comandi americani, davano il segno del valore di una moneta, ma che in realtà pagava tutto il popolo. Infatti, dopo 4 anni di occupazione americana, c'è stata un'inflazione spaventosa. Cambiano i metodi, ma sono tutti deplorevoli, sono tutte forme di guerra, più sottili. Credo che proprio questo Finlandia e Svezia vogliono stare con l'Occidente, perché c'è una parvenza di libertà, ma in realtà le democrazie sono in grave crisi, come in gravissima crisi, e questo che è l'elemento fondamentale, è il capitalismo, come è stato previsto da Marx. Il capitalismo non tira più. L'America è andata avanti dopo i trattati di Bretton Woods, cui noi aderimmo nel 1947. Il trattato di Bretton Woods diceva che tutte le monete erano convertibili in dollaro e il dollaro era convertibile nell'oro di Fort Knox, se non che queste cose vengono sempre cessate. Il 15 agosto del 1971 da Camp David Richard Nixon annunciò che i dollari non erano più convertibili in denaro. Fu una svolta, ci si chiese allora questi pezzi di carta a cosa servono. Questi pezzi di carta devono avere un sottostante, si dice dal punto di vista economico, e il sottostante di questi pezzi di carta è costituito dall'economia nazionale di ciascuno. Di qui la grande comincia il grande processo, e non posso narrare perché il tempo che mi è concesso. Non perché non devo abusare del tempo che mi è concesso gentilmente. Comunque voglio dire soltanto che qui comincia la crisi che ci porta alla miseria, perché l'istituzione di un mercato generale, l'entrata nell'euro, sono state due tappe terribili che hanno bloccato la libertà economica italiana, la crescita economica italiana. A proposito, voglio solo ricordare che si opposero all'ingresso nell'euro Moro e Berlinguer, onore ai grandi statisti, e il governatore della Banca d'Italia Baffi. Nel frattempo aveva commesso un grave errore, chiamiamolo così, tra virgolette, l'altro governatore Carli, il quale aveva stanziato 300 miliardi per la Banca di Sindona e di Calvi, cosa che loro presero, però fallì il giorno dopo. Ci fu tutta un'indagine. Invece di colpire i responsabili, mise sotto processo proprio Baffi, il suo amico, e Baffi se la cavò perché aveva più di 70 anni, quindi non è solo ai domiciliari. Chiusa parentesi, ma questo per dirvi come frutto alla vita e come è difficile far valere i valori che sono importanti. Adesso io vorrei esprimervi quello che mi ha colpito di più, cioè il fatto che la costituzione di questo nuovo soggetto politico ha trovato veramente una stella polare per farsi dividere. Il centro-sinistra ha fallito perché non ha avuto idee. E che cosa ha fatto il centro-sinistra? Ha preso le idee, sapete di chi?
Piceni, della P2, del programma di Francesco Cosentino, un personaggio un po' discusso che aveva dominato come segretario generale della Camera per vari anni negli anni 70 e che era ovviamente uno della P2. In fondo ho studiato questo documento. Effettivamente se vediamo cosa prevedeva per questo stato ideale, falsamente ideale, perché lo strumento di coloro che la pensano così e che si chiamano purtroppo neoliberisti, usano come metodo la menzogna. Noi siamo nella società delle menzogne e tutti i nostri governanti, dall'assassino di Moro in poi, sono stati menzogneri e sotto la menzogna ci hanno espropriato di tutti i beni che avevamo. La comunità si regge perché c'è un popolo, un territorio e un ordine giuridico che si fa valere. Ci hanno tolto il territorio è proprietà pubblica del popolo, proprietà pubblica del popolo. La storia di Roma, ecco, il disegno di Roma, lo dimostra molto chiaramente. I romani, a differenza degli errori, dei bisogni che sono stati detti anche in campo scientifico, non c'è stato che nel 1810 ha dimostrato che Roma non conobbe la proprietà privata, Roma conobbe la proprietà pubblica, dominio popoli romani, res pubblica, senatus populis, populis. Beh, un documento di del territorio tentativo che si è formato più volte, dico questo ondeggiare pubblico privato, a Roma c'è stato il dominio del pubblico, poi c'è stato l'impero, poi c'è stato il Medioevo dove il dominio del popolo, il dominio del sovrano, insomma, intendiamo bene che quando parliamo di dominio c'è sempre attaccata la sovranità, il dominio dell'imperatore era il dominium eminens, eminente. Quello del popolino, il dominio utile del coltivatore della terra. In realtà ci si era accorti nel Medioevo che il dominio utile aveva sopraffatto il dominio mennens. Per cui il grande imperatore Federico II, spinto dal Papa Onorio III, pensò bene che i beni di preminente interesse generale, frasi usate dalla Costituzione, dovevano essere dichiarati inalienabili, insuperabili, inespropriabili, perché aveva un grande interesse pubblico, soltanto l'imperatore poteva segnare. Quindi questo ondeggiamento tra il pubblico e il privato è un ondeggiamento che è durato nei secoli. Ed è arrivato questa risoluzione di demanio, ecco, noi avevamo che il popolo era proprietario del territorio. Succede che si privatizza tutto. Federico II, il grande Federico II, crea il demanium, sempre da dominio pieno, crea il demanium, liberi costituzione regni Sicilia, Melfi 1231, esce fuori il demanium. Per cui oggi nel codice civile c'è il demanium, ma a vedere bene che il demanium del codice civile è una specie di barzelletta, perché è costruito il codice civile sulla base di un soggetto singolo, lo Stato persona giuridica, astratta. E allora il dominio del singolo vale il criterio della proprietà privata. Quando è vero che i beni, lo dice anche con Mattei, nei suoi beni comuni, è proprietà privata dell'ente pubblico, quindi non esiste il bene pubblico, perché è proprietà privata dell'ente pubblico. Sbaglia, perché il grande processo che si è avuto con la Costituzione è stato il passaggio dallo Stato persona singola, la pubblica amministrazione, lo Stato persona giuridica, allo Stato popolo, allo Stato comunità formato da popolo, territorio e sovranità. E il soggetto plurimo ammette un altro tipo di proprietà. Ecco il centro del problema, la proprietà pubblica. La proprietà pubblica, ho ricevuto una recensione della proprietà pubblica.
fatto che giudici la propria pubblica. E quindi l'importante è quello di ridare al popolo la proprietà di ciò che gli spetta. E allora scusatemi, ma io mi voglio enumerare alcuni articoli della Costituzione, così sarò breve e vi farò concluderò Ci sono e altri concluderà. E problemi. fatto veloce. Articolo 1, è stato detto, l'Italia è una repubblica democratica fondata. L'Italia si intende il popolo e il territorio. Articolo 2, molto importante, perché spiega che cos'è la comunità. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Quindi l'uomo è parte del tutto. Ci sono due soggetti giuridici nell'ordinamento costituzionale, non c'è uno, ce ne sono due. Questi due soggetti giuridici sono, da un lato, tutti, il popolo, da un lato, il singolo. Togliere a tutti per dare a uno, cioè privatizzare, oppure dare in concessione, oppure cartolarizzare, oppure usare dei derivati, eccetera. Ci sarebbe da parlare sulla finanziarizzazione del mercato, è vietata proprio per il fatto che al popolo spetta la proprietà pubblica. La proprietà pubblica viene poi messa in evidenza nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che dice la Repubblica di ordine economico per primo, economico per soggetto, l'eguaglianza, insieme a voi, spero, ma sicuramente insieme al mio amico De Magistris, deve concepire l'uomo nella sua piena dignità, l'uomo sovrano come popolo, come parte del popolo, che partecipa in quanto parte alla sovranità di tutti e decide nel senso favorevole a tutti. È la proprietà dunque indicata poi nell'articolo 42 della Costituzione, ma consentitemi di dire che si arriva alla ricchezza di cui parla l'articolo 42 attraverso una partecipazione costruttiva dell'economia da parte di tutti, attraverso il lavoro, che non solo è un diritto fondamentale, ma è un dovere. Ogni cittadino, secondo comma dell'articolo 4, ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività secondo le proprie scelte, le proprie possibilità, che concorra, e vedete la partecipazione come risuona bene in questo, concorra al progresso materiale e spirituale della società, cioè di tutti. È un capolavoro, il concetto marchese Aldo Moro che ha fatto la sistematica di questo tipo. Basta leggere questi quattro articoli per capire l'importanza della cosa e capire come la P2 è stata seguita. Poi, se fate un'analisi di tutto quello che è stato fatto, la riduzione del numero dei lavoratori parlamentari, la distinzione tra l'annullamento del Senato, l'accentramento della ricchezza nel Dobbiamo patrimonio di parlare pochi, con però calma. è la Costituzione che si impone e prevale su tutto, ma sopra il finire, per rispetto, perché la Costituzione con il principio di eguaglianza e l'etica repubblicana si fonda sui principi di libertà, eguaglianza e solidarietà. Credo che detto sia sufficiente per far capire, secondo me, e credo di poter dire, secondo Luigi, mio carissimo amico, l'idea nuova che deve sostenere una nuova sinistra. La sinistra è quella popolare, come diceva Nenni, prima di tutto, è quella dei più poveri. Noi siamo in miseria, non solo siamo in miseria, il debito pubblico è arrivato a 2.700 miliardi di euro. Insomma, è impensabile. E come si fa? Si privatizza, tutti. È stato approvato ieri l'articolo 6. Sì. Messa a gara europea, in modo che vengano gli stranieri a governare, a prendersi guadagni. Noi siamo i padroni.
Noi siamo più ricchi per Costituzione di quello che si può pensare e abbiamo dalla parte nostra una carta vincente, perché è vigente la Costituzione. Non sono vigenti le migliaia di leggi incostituzionali che hanno fatto Berlusconi, Renzi, D'Alema, D'Alema si è inventato peraltro la cartolarizzazione dei diritti di credito, tanto per dire come la sinistra ha fatto degli errori madornali. Creiamo una nuova sinistra, siamo col popolo, siamo parte del popolo, agiamo nei nostri interessi, tenendo presente che noi siamo singoli, ma siamo parte del popolo. Grazie.